Quasi sempre, però diciamo il più pezzo di tutti, il tuo organico, che ha una parte A che ha un piccolo sviluppo, poi una seconda idea e via dicendo, una piccola terza idea e poi la ripresa proprio del tema principale. Questo è proprio organicamente il vero primo pezzo che ho fatto, sì. E come ti sentivi, diciamo, perché so che tra i primi pezzi e gli ultimi pezzi anche proprio la percezione del creare e del comporre è molto cambiata. Sì, effettivamente quello che mi ha meravigliato molto è che questo pezzo è nato proprio tranquillo, spontaneo, proprio alla tastiera. È sempre emozionante suonare il primo pezzo che si è fatto, no? E anche stasera infatti mi ha dato parecchio. Sì, possiamo dire che comunque per essere, diciamo, il primo pezzo organico ha già varie idee, che è un po' la cosa che ci contraddistingue, no? Esatto, infatti sono delle idee ben contrapposte una dall'altra, perché abbiamo un tema molto morbido iniziale, parte addirittura quasi timidamente questo pezzo, no? Poi invece diventa più intenso, proprio questo tema diventa il tema principale
E poi invece una parte in mezzo che è molto più ritmica e così, e che è stata tra l'altro soprannominata l'elicottero, proprio perché ho questo movimento che sembra quasi le pale dell'elicottero, soprannominato così dai miei figli quando lo ascoltavano di sera. Ok, e ecco, questo primo pezzo è stato tra l'altro il primo tuo pezzo che hai eseguito in pubblico, Esatto, già sì, anni fa. nel 2004, se non Sì. sbaglio, avevo fatto un concerto dove, oltre a suonare Schubert, Chopin, Debussy e così, mi era stato chiesto di inserire due pezzi di Marco Serazzi tra Debussy, per cui cioè, è stata una cosa molto particolare e effettivamente ammetto che ero piuttosto teso perché trovarsi lì tra questi giganti proprio della musica e inserire due pezzi di Marco Serazzi che all'epoca tra l'altro non avevo ancora dato i titoli ai brani, per cui si chiamavano, mi sembra, Improvviso in Sol maggiore e Preludio, quello dopo, il Do, vabbè, così. Dopo invece sono riuscito a dargli anche i titoli.